Mi colloco sull'accoglienza. Leggo perché il testo va di pari passo proprio con le immagini che vedrete. Abbiamo intitolato questa presentazione Paesaggi dell'accoglienza, anche ricollegandoci al valore delle parole che era stato sottolineato prima. Il paesaggio è la rappresentazione nello spazio fisico di una società, di una cultura. Nella costruzione dello spazio abitato si mostrano le ambizioni, le incertezze, ciò per cui una comunità investe le proprie energie, ciò che non affronta, che esclude, che dimentica. Il paesaggio o lo spazio sono specchi fedeli delle pratiche e delle azioni. Questo breve viaggio nell'accoglienza si costruisce attraverso le immagini di quattro fotografi che descrivono Pordenone e il suo territorio e appartengono a due laboratori di fotografia organizzati dall'associazione La Città Complessa che si chiamavano Paesaggi Interposti e Paesaggi Mobili. Questo viaggio racconta alcuni temi con i quali la Città Complessa si è confrontata negli ultimi anni nel suo percorso di riflessione. Questo viaggio, appunto, racconta alcuni dei temi con i quali la Città Complessa si è confrontata in questi anni, nel suo percorso di riflessione sulla città del presente e soprattutto sulla città degli anni a venire. E la presentazione si individua in due sezioni, luoghi e comunità. Luoghi, lo spazio aperto. Ecco, possiamo passare alla prima. Lo spazio aperto è un elemento fragile e di straordinarie possibilità allo stesso tempo. Esso può essere l'ossatura su cui una città si appoggia e propone immagini nuove per l'abitare collettivo. Le condizioni e l'uso dello spazio aperto raccontano la qualità del senso di appartenenza di una comunità al suo territorio. Un senso di appartenenza che può condurre a nuove forme dello spazio condiviso, della mobilità lenta, del tempo libero, dell'incontro, della natura. Nuove forme, oltre le pratiche dell'appropriazione privata, dell'abbandono e della marginalità. E la città pubblica è la città a cui tutti possono accedere e che tutti accoglie. È la città dei servizi, sanità, istruzione, cultura, sport. Questi luoghi sono i segni delle conquiste di una civiltà e delle comunità che ci hanno preceduto, e anche su di essi si è costruita la forma della città. La città dei diritti ha un ruolo fondamentale nel nostro futuro, diritti estesi a tutta la comunità, anche quella stratificata e multiculturale dei nostri giorni. Accoglienza è quindi. Possiamo passare alla prossima. Accoglienza e quindi accessibilità, disponibilità, presenza, democrazia, solidarietà. Sono luoghi questi che devono essere riconosciuti come fondamentali per la città, per la sua crescita. Identità. Accogliere implica l'esistenza di una comunità aperta che si rinnova di fronte ai cambiamenti. Gli ultimi anni hanno visto importanti trasformazioni, sia nella composizione sociale, sia nel mondo del lavoro. Per un periodo la forza della crescita si è confrontata con la determinazione individuale e con la capacità imprenditoriale del singolo. Il territorio porta i segni di questa individualità dell'impegno e del raggiungimento del benessere. Mostra anche però i segni del declino di una tipologia del lavoro, di una socialità ormai inattuale anche nelle forme dell'abitare. La solitudine degli oggetti di queste immagini dichiara apertamente la debolezza e l'inattualità di ciò che per molto tempo è stato identità positiva, crescita apparentemente senza fine. Da altri luoghi. Accogliere significa anche procedere ad una revisione del modo di vivere assieme e dei modi d'uso degli oggetti, dei contenitori che punteggiano il territorio. Riflettere sull'accoglienza e aprirsi al confronto. Altre comunità che provengono da altri luoghi vivono fra noi e con noi. Ci sono chiese e ci sono capannoni, scantinati. Entrambi ospitano riti e funzioni religiose. Entrambi sono luoghi in cui la comunità si raccoglie per pregare, per offrire il proprio aiuto, per ascoltare.
Accoglienza è quindi riflettere sul valore del sacro e della coesistenza delle confessioni religiose. Accoglienza è riflettere sulla dignità dei luoghi, sulla non indifferenza degli spazi. Spazio società. I luoghi ci devono invitare ad osservare l'uso e la qualità dello spazio in cui viviamo. Per comprendere dove viviamo, per conoscere le relazioni che stabiliamo con esso, per trasformarlo assieme al cambiare degli abitanti. Accoglienza e conoscenza. Queste affermazioni che hanno accompagnato le immagini rappresentano per noi delle interrogazioni con le quali dobbiamo confrontarci per continuare a costruire il nostro futuro. Le fotografie che avete visto sono di Andrea Pertoldeo, le prime dedicate ai parchi pubblici, Michele Buda per l'ospedale Santa Maria degli Angeli, Maurizio Montagna per gli edifici lungo la strada Pedemontana, Sabrina Ragucci per le immagini dedicate alle chiese evangeliche.